su Radio Piombino. Altri un po' di saluti, altri saluti. Intanto questa serata, voi non so se lo sapete, ma qualche pazzo ha creato anche il QDN Fan Club, una roba che io non mi immaginavo mai, insomma, cioè, mi ha fatto veramente tantissimo piacere. Ci sono delle persone che hanno creato questo Fan Club, una pagina su Facebook. E le voglio ringraziare perché sono Lorenza De Ticcia Bonino, poi naturalmente Luisa Trudi, Luca Giberti, Eugenio Ridolfi Riva, Melo Cipede, Anna Lidia Arrighi, Carmine Gregorio, Giuliana Arnaldi e poi anche colui che, diciamo, questa sera sicuramente godrà di più di questa serata, perché è un grandissimo vostro fan e grandissimo fan anche della musica anni 80, cioè Davide Leonelli. Condividiamo anche la fede calcistica per il Pisa. Certo. Vedi. Lui dice che sono in molti. A Torre di Pisa. Più o meno siamo praticamente. No, ma anche tu davvero sei del Pisa? Io a parte, chiudi il microfono, io provengo da. Ok, allora per il prossimo 80 ci sono delle variazioni da fare. Quindi vabbè, sono nato là. Tocca per primo, il prossimo 80 per primo del Carrara, esatto. E Luca Carrara per ultimo al posto di Carlino. E quindi teoricamente, andando così, andrò a intrattenere la gente nel parcheggio. Sì, penso anch'io. Il pomeriggio inizierà, diciamo, a prendere qualche aperitivo. Poi naturalmente andiamo avanti con un altro pezzo, anche questo molto molto bello. Che ricordi avete su questo pezzo? All the Nights, Private Eyes. Che anno era? 84. Intanto si va a 84. Dove eravamo? 84? 84. Ma parli di discoteche, radio? Eravamo sempre a Radio Costa Etrusca. Radio Costa Etrusca, sì. Tutti. Radio Costa Etrusca? Tutti e tre. Sicuramente. Era l'ultimo periodo di Radio Costa Etrusca, sì, perché poi nell'85. 84? Sì, 84. E in discoteca io facevo La tua spalla al Gigliola. Ah, sì? Sì. Al mitico Gigliola. Ebbene, sì. Nel 1980 ha fatto carriera, è un cretino. La latrone, io voglio bene per questo. Che cretino! Questa la devo raccontare. La posso raccontare? Io non so di cosa stai parlando. Sicuramente. C'ho due o tre del Calvi che sono bellissime. Vi posso raccontare quella del Diane? Sì, quella è raccontabile. Sì. E poi quella volta quando andassi nel bagno lì a Diana Club. Anche quella si può raccontare. Lo raccontiamo dopo, vai. Sì, raccontiamo dopo. Sì, è trucissima comunque la storia, sia l'una che l'altra, sono due cose proprio che solo a me potevano capitare. Qualcuno presenta sto di Alessandro? No, io. Tu che eri un groupies dei Darren Hall and John Owens. È vero, un groupies. Ma il famoso basettone. Basettone era bellissimo. No, non lo presento perché siccome non sono un DJ e quindi di conseguenza non lo presento. Io mi ricordo che quando facevamo la trasmissione a Radio Ostetrusca, tanto è vero, c'era Daniele esclusivamente in regia proprio per evitare che io facessi saltare i dischi e tutto il resto. E pertanto va bene, via. Va bene così, vai. Poi dopo la diamo a Daniele perché sì, interviene e basta, però bisogna certo. Non ho gli occhiali, Daniele. Sei alla radio, sei su allora, radio, sì, ma diciamo appunto. Che questo duo, Derry Hall e John Oates, sono americani, hanno dato una grossa sferzata. Non sono americani, sono americani. Hanno dato una sferzata a quella che è la musica, si sono proprio inseriti a cuneo nella musica black, perché loro sono partiti da un po' di musica, diciamo, di tipo funk, poi hanno cambiato modalità. Ma è incredibile! Molto più rock. Però loro sono proprio entrati di prepotenza, diciamo, nel panorama della. La Flebo al 6, grazie. Allora, di quindi, Private Eyes, Derry Hall, John Oates. Ecco.